Lettura, commento delle due poesie La quiete dopo la tempesta e Sabato del villaggio. Allora, partiamo da questo assunto, da questa, diciamo così, da questa idea molto chiara nella testa di Giacomo Leopardi, cioè che il piacere non è mai presente. Non è mai qualcosa di presente, non è mai qualcosa che possiamo sperimentare nel presente, nel momento presente, nell'oggi, non è qualcosa di duraturo. Oh. Pertanto, il piacere o è una pausa tra un dolore e l'altro, quindi una pausa dopo un dolore passato. Il dolore è passato, quindi per il semplice fatto che non ci sia più il dolore, noi crediamo, ci illudiamo di provare piacere. Oppure proiezione verso il futuro. Ecco perché queste due poesie si leggono bene insieme, perché sono complementari, cioè diciamo che spiegano molto bene il concetto dell'inconsistenza, anzi proprio dell'inesistenza del piacere per l'uomo. È paradossale questa cosa, ma voi dovreste sapere questo, cioè che lui parte da posizioni che sono quelle della filosofia sensista, se vogliamo anche della filosofia epicurea, ne parleremo nel secondo quadrimestre quando faremo il Lucrezio, eccetera, eccetera, in base alle quali molto chiaramente ciò che rende felice l'uomo è il piacere materiale. Cioè, è il piacere, la teoria del piacere. Però, partendo da queste, arriva a conclusioni che sono diverse dai sensisti, perché arriva a dire: no, ma non esiste un piacere. Noi cerchiamo il piacere invece che un piacere, e questo il piacere qua, determinato, vale a dire anche duraturo, non esiste. Esiste solo qualcosa di momentaneo che assomiglia a un piacere. Per il poeta, ormai giunto allo sbocco delle sue riflessioni sui grandi problemi dell'esistenza, la condizione umana è una condizione di dolore. Il dolore è l'unica vera realtà della vita. Il piacere è solo figlio d'affanno, come dirà in questa poesia. Cioè, conseguenza di un affanno, quindi di un dolore che per il momento non c'è più. E così lui cosa fa? Descrive la gente di Recanati, no? Dopo che è passata una tempesta. E poi, dopo questa descrizione, c'è la fase della riflessione. Queste due poesie si leggono bene insieme anche perché sono strutturate nello stesso modo. Quindi, nella prima parte, descrizione figure di paese, cioè di gente di paese, che vive queste esperienze, queste illusioni di piacere, eccetera. Nella seconda e ultima parte, riflessione. Esistenziale di carattere anche filosofico. Sappiamo appunto che questa è anche la caratteristica dei canti pisano-recanatesi o grandi idilli, no? Quindi questo alternarsi da una parte di immaginazione, la vana immaginazione. Sappiamo che è un'illusione, ma ci provoca un po' di piacere, è poetica da una parte, e l'arido vero dall'altra. Ormai dopo il 24 c'è l'arido vero, cioè la conoscenza, la consapevolezza di come stanno realmente le cose. Passata è la tempesta, odo augelli far festa, e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco le nostre canzoni leopardiane, in cui c'è l'alternanza di endecasillabi e settenari, no? Spesso l'endecasillabo, cioè il settenario, nelle parti anche più idilliche, tra virgolette, più serene, anche se questo quadro non è un quadro realistico, ma è fatto tutto di suggestioni. Anzitutto, una volta terminata la tempesta, ma notate l'inversione ovviamente dei termini, no? Che pone l'accento sulla passata, la tempesta è passata, ma questa inversione aggiunge al significato descrittivo una nota di stupore quasi. Odo augelli far festa. Odo. Quindi non un quadro realistico, ma suggestione. Suggestione di suoni. Questi augelli, termine un po' petrarchesco, quindi quasi raffinato, arcaico, letterario, che però si trova in rima insieme a galline. Ed è proprio in questo sta, adesso l'abbiamo capito, anche dopo l'interrogazione di ieri.
Proprio in questo sta l'originalità del lessico leopardiano. Silenzio, cosa state combinando? L'originalità del lessico leopardiano, cioè nell'accostamento, nell'originale accostamento di questi termini arcaici, letterari. Augelli è proprio tipico della tradizione letteraria. E galline poi nell'altra parte, quindi linguaggio comune, più cose che una coesistenza che non c'era nelle canzoni del primo periodo. Tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Ecco, prima abbiamo visto una descrizione soprattutto di suoni, quindi eravamo a livello del senso dell'udito. Adesso invece siamo a livello della vista. E infatti dice, guarda queste vastità spaziali, ma che sono vastità spaziali indeterminate. Ecco, proprio dicevamo che nella poetica dell'indefinito e del vago, tipica di Leopardi, occorre non descrivere in modo così puntuale, diciamo fiammingo, non so, il paesaggio, ma a lasciare una maggiore area di indeterminatezza, quasi leonardesca, no? Al paesaggio, lo sfondo. Quindi un sereno, la montagna, la campagna, quindi non meglio determinare, non ci sono nomi, non ci sono descrizioni particolareggiate, no? Comunque, diciamo che appare, squarciando delle nuvole, dalla parte di ponente verso la montagna il sereno, quindi che compare dopo la tempesta. E chiaro nella valle il fiume appare. Notate il chiasmo fra ecco il sereno rompe montagna, sgombrasi campagna. No, non è tanto un chiasmo, no. Quindi ho sbagliato, scusate. Parallelismo si chiama. Ecco. Parallelismo è una figura retorica in base alla quale ci sono elementi simmetrici fra di loro. Rompe la ponente alla montagna. Ecco il sereno rompe, sgombrasi la campagna. Senti, scusa, crosta, e se ti dicessi che il sereno rompe e sgombrasi la campagna un chiasmo, ti fai arrabbiare. Allora, quindi ricapitolando, dopo il canto degli uccelli e il verso delle galline, a testimoniare al poeta che il temporale è veramente finito, è il ritorno del sereno. Dopo i segnali percepiti con l'orecchio, il canto degli uccelli, il verso delle galline, i segnali percepiti con gli occhi. La contemplazione idillica si amplia tra cielo e terra, dilatandosi sino ai monti lontani, alla campagna sgombra di nebbia e alla vallata in cui si torna a vedere scorrere il fiume. La campagna si libera dal velo di nebbia che l'ha avvolta durante il temporale e il fiume riappare chiaro nella valle. Ogni cor si rallegra. In ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. Quindi tutti sono contenti, dappertutto riprendono i soliti rumori della vita e il ritmo della vita quotidiana e torna anche il lavoro usato, cioè si riprende a lavorare. Anche questo però è stato un po' visto un po' come ambiguo, no? Perché sì, è vero, è finita la tempesta, però si lavora. Fassi sull'uscio a prova, l'artigiano a mirare l'umido cielo con l'opera in man cantando, fassi sull'uscio. Quindi l'artigiano esce a contemplare il cielo che è ancora umido di pioggia, con in mano il lavoro che sta ultimando, che sta facendo, cantando, fassi, si fa sull'uscio. Ecco, notate appunto questo si fa. Ecco. Risorge il romorio è un'allitterazione, ecco sì, perché c'è il suono di R che ritorna e suggerisce i rumori che caratterizzano il ritmo della vita nel borgo. E poi la figura dell'artigiano, delineata con pochi tratti in modo fortemente realistico. L'elemento descrittivo che più contribuisce al realismo dell'insieme è costituito dalla precisazione con l'opera in mano.
Qua la sintassi è limpida e scorrevole, le frasi sono brevi e piane. In questa prima parte della poesia, quindi, prevale questa descrizione del sereno. A prova vien fuori la femminetta a cor dell'acqua della novella piova. Quindi la ragazzina esce a prendere dell'acqua della pioggia appena caduta, la novella piova, che è stata probabilmente raccolta in appositi recipienti. Notiamo però questo, diciamo, questo cor che sta per cogliere, però è una specie di, diciamo, di forma abbreviata, sincopata di cogliere. Qui c'è l'usanza contadina di raccogliere l'acqua piovana per gli usi domestici e agricoli, che si trasforma in un festoso gioco di donne che reagiscono al timore e poi, come vedremo adesso, fanno a gara nel recuperare i recipienti in cui si è raccolta l'acqua. Alla vivacità della scena contribuisce il diminutivo femminetta, che sembra aggiungere rapidità e anche grazia ai suoi atti. Ecco, notiamo comunque l'utilizzo, ancora una volta, il lessico, quindi di termini un po' arcaici come cor al posto di cogliere e piova al posto di pioggia. E l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Quindi il fruttivendolo, quello che vende la verdura, l'erbivendolo, torna a ripetere per le strade il grido con cui ogni giorno annuncia il suo passaggio. La ricchezza dei richiami fonico-musicali che collegano i due versi, di sentiero in sentiero, il grido giornaliero, suggerisce proprio l'idea del riecheggiare del grido dell'erbivendolo nelle stradine del borgo. Quindi un po' l'eco, risentiamo quasi in questo sentiero giornaliero, rima interna, rima al mezzo, rima baciata, sentiamo quasi questo grido dell'erbivendolo che vuol vendere appunto la verdura. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride, qui c'è un'anafora, ecco, sorride per gli poggi e le ville. Il sole ritorna, il sole sorride. Attenzione, questo sorridere è una metafora. Il ritorno del bel tempo è reso da questo sole che si mette a ridere, quasi a sorridere. C'è una certa musicalità, quasi uno squillante cenno di saluto al sole che ritorna a splendere attraverso i poggi e le ville, cioè sulle colline e sui casolari sparsi. Le ville, quasi latinismo, diciamo, sono i casolari di campagna. Apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia. Qui invece forse qualcosa di più vicino all'esperienza di Leopardi. Leopardi vive infatti comunque in una casa nobiliare e i nobili hanno la servitù. E qui la servitù apre i balconi, apre i terrazzi e apre anche i loggiati, i colonnati, insomma, apre le finestre che danno sui balconi, le terrazze e le logge coperte. Ma la cosa interessante è il latinismo famiglia, che sta per servitù, nel senso che in latino proprio famiglia spesso veniva usato, familiares per esempio veniva usato per, diciamo, il servo di casa, la gente di casa, ecco, sì. Adesso non ci sono più i servi, no? Però quelli, diciamo, i maggiordomi, chiamiamoli così. E dalla via corrente o di lontano tintinnio di sonagli. Quindi dalla strada intanto ascolti il tintinnio, onomatopea, tintinnio, il tintinnio dei sonagli. Il carro stride del passeggero che il suo cammin ripiglia. Il carro, quindi dalla strada rotabile si odono il rumore del sonagliere dei cavalli e lo stridio della carrozza del viandante, che dopo la sosta resa necessaria dal temporale riprende il viaggio. Anche la carrozza riprende. L'ultima notazione, l'ultimo personaggio di questa galleria di figurine paesane ci portano lontano dal piccolo borgo. Sono oggetto soltanto di percezione uditiva, odi lontano, da parte del poeta. Il rumore delle sonagliere dei cavalli, lo stridere della carrozza, segnalano al poeta che anche il passeggero che si è fermato a causa del temporale
riprende il suo viaggio. L'immagine di questo viandante che riprende il suo cammino assume una sorta di valore metaforico. La ripresa del viaggio è facile immagine della ripresa della fatica della vita, comunque. Finisce la prima strofa. Si rallegra ogni cuore. Quindi ogni cuore è contento di questo, ma notate anche qua l'inversione. Si dolce, si gradita, quando è comor la vita? Quando la vita è così gradita come in questo momento? Quando gli uomini si sentono attaccati alla vita? Solo quando un improvviso pericolo fa loro temere di perderla. Quindi, quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende? Quando si dedica alle sue occupazioni con passione l'uomo? O torna all'opera, o cosa nuova imprende, oppure torna a lavorare, o avvia, o intraprende un nuovo lavoro. Quando dei mali suoi men si ricorda. Notate, in questo caso, l'accumularsi di interrogative. Quindi la consapevolezza, sono tante domande, lunga serie di ben 5 domande retoriche, distribuite in versi dal ritmo particolarmente rapido, che creano una grande sospensione emotiva. Si aspetta una risposta, la risposta arriverà subito dopo, sarà una risposta sentenziosa e famosa. Quindi, però l'uomo, quando è che si ricorda di questo? Quando è che si dà da fare? Quando è che è contento? No? Quindi, piacere figlio d'affanno, cioè solamente quando è appena terminato un dolore. Questa frase, con la sua concisione, con il suo tono proverbiale, suona come una sentenza inappellabile, risponde a tutte le 5 domande dei versi precedenti, sintetizza il significato di tutta quanta la lirica. Il piacere in sé per sé non esiste, è soltanto figlio del dolore, una momentanea diminuzione del dolore. Quindi non esiste il piacere. Solo diminuzione del dolore. Il dolore sì che è l'unica vera realtà della vita umana. Quindi il piacere è qualcosa di inesistente, un momento che nasce solo dal superamento del dolore e di una paura più grande, di una paura più grande, insomma. Gioia vana, quindi gioia vana, una gioia inconsistente, che è frutto del passato timore, che viene in conseguenza del timore che è appena passato. Onde si scosse e paventò la morte chi la vita aborria. Proviamo a pensare adesso ad una persona, chi la vita aborria, ad una persona per esempio che è sul punto di suicidarsi, che non ha più senso perché la vita è piena di dolore, è piena di affanno, e quindi sarebbe forse conseguenza naturale di questo togliersi questa vita. Quindi chi la vita aborria, però si scosse, cioè quasi in modo istintivo, e quindi poco consapevole e poco razionale, si scosse e paventò la morte. Ci si riferisce qua anche a un timore, a una paura ancestrale che noi stessi proviamo nel corso di un temporale, nel senso che abbiamo dentro di noi qualche cosa che ci viene proprio forse da quella fase della storia dell'umanità quando l'uomo rischiava la morte durante il temporale, perché non aveva ripari sufficienti. Abbiamo quindi dentro di noi questa paura, per cui quasi un istinto di sopravvivenza, una volta terminato il temporale, noi ci riattacchiamo alla vita. E persino chi aveva concepito l'idea del suicidio, no? Si scuote, quindi, per timore della morte. Onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte, sudar le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese, folgori nembi e vento. Eccola la realtà! La realtà è quella del dolore, è quella della natura che è imperversa contro l'uomo, che fa guerra all'uomo. Noi per un attimo ce ne dimentichiamo quando finisce il temporale, ma dovremmo ricordarcene sempre. Ecco, che cosa è successo? Onde in lungo tormento, ecco, la descrizione degli uomini che di fronte agli elementi scatenati della natura sudano e palpitano in un lungo tormento, pallidi, silenziosi e raggelati dalla paura, le genti, fredde, tacite e smorte.
una sorta di climax, asindeto anche, no? Quindi aggettivi giustapposti, senza alcun collegamento grammaticale, questo fredde tacites morte, no? Il verso 38, persino esagerati quanto a significato, eh? Ma dobbiamo ricordarci quindi di quella paura che abbiamo provato durante il temporale. Onde da lontano. Notiamo anche la ripetizione dell'onde. Onde si scosse, onde in lungo tormento. Il tormento è lungo, il dolore è lungo, mentre il piacere è breve. Le genti, tutte quante le persone, hanno provato sensazione di angoscia, mentre c'era il temporale. Hanno sudato, quindi notiamo anche questo termine, sudare e palpitar, che sono anche abbastanza musicali, ma che stanno a indicare proprio il senso di angoscia. Gli uomini che sudano e palpitano, forme sincopate di uso poetico, al posto di sudarono e palpitarono. Ah, infatti ricordiamoci che sono plurali, cioè le genti sudar vuol dire le genti sudarono e palpitar palpitarono, vedendo mossi alle nostre offese, scatenati contro di noi per farci del male, folgori, nembi e vento. Un'altra sequenza, un nuovo terzetto, questa volta un terzetto di sostantivi, prima un terzetto di aggettivi, adesso un terzetto di sostantivi, altro asindeto, una sequenza che sta a indicare proprio come la natura è come un generale che scatena contro di noi tutte quante le sue armi. Le sue armi sono, nel caso specifico, le folgori, nembi e vento, quindi i lampi, le nuvole e il vento. E poi abbiamo l'ultima strofa, particolarmente sarcastica, un'ironia che si trasforma in sarcasmo. Oh natura cortese, cortese, questo attributo cortese, chiaramente ironico, carico di dolorosa ironia che diventa sarcasmo, vi dicevo. E così tutto quanto il discorso che segue. Sono questi i doni tuoi, questi diletti che tu porgi ai mortali. Anzi, oh natura cortese, sono questi i doni tuoi. Questi diletti sono che tu porgi ai mortali. È una constatazione, non è neanche una domanda. Questo è. Dunque, la natura imbroglia gli uomini, li illude, facendo passare per piacere quella che è soltanto un'occasionale e momentanea pausa nella vicenda di dolore che è la vita umana. E quindi questi sono i doni che la natura, nella sua generosità, tra virgolette, fa agli uomini, no? Queste sono le gioie, i diletti, che offre. Uscir di pena, diletto fra noi, smettere di soffrire per gli uomini è una ragione di gioia. La frase ha un valore sentenzioso, come piacer figlio d'affanno. Amaramente riassume la conclusione delle riflessioni del poeta. Pene, tu spargi a larga mano, uscir di pena è diletto, pene tu spargi. Ritorna pene, ecco. Quindi tu, natura, elargisci abbondantemente molte pene agli uomini. Con freddo e commosso sdegno il poeta sviluppa il concetto espresso nei due versi precedenti e afferma in modo perentorio la tristezza della condizione umana. La condizione umana è triste. Le frasi diventano brevissime, secche, epigrafiche, come delle stagliate, insomma. Il duolo sorge spontaneo. Separate in certi casi dall'enjambement, il dolore sorge spontaneo, cioè il dolore nasce spontaneamente, nasce facilmente. E di piacere quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno è gran guadagno. Invece il piacere nasce a fatica, per mostro, qui sta a indicare per prodigio, quasi miracolosamente. Nasce un po' di piacere, talvolta dà affanno, però, cioè dà un affanno, quindi dopo un dolore, ed è gran guadagno, è una grande conquista, un piacere che nasce in conseguenza di un affanno, di un dolore.
Umana prole, cara agli eterni. Stirpe umana, umanità, cara agli dèi. Il sarcasmo implicito nell'esclamazione è evidente, davvero cara agli dèi e all'umanità, se essi sono così cortesi nei suoi confronti da dare a piene mani tanto dolore e poi un piacere quasi in modo quasi prodigioso e momentaneo. E qua è evidente anche una riflessione di Leopardi, quasi ironica, sarcastica, sullo spiritualismo allora molto in voga, ecco, e sul provvidenzialismo. Provate a pensare alla visione provvidenziale, no? Quindi vedere, quindi, per esempio, tutta la realtà come la dimostrazione di un disegno provvidenziale, come viene smentita dalle riflessioni di Leopardi. Altro che dei eterni che pensano a noi, Dio che pensa a noi, che ci vuol bene e che ha un disegno provvidenziale su di noi. Tutto il contrario, cioè Dio se esiste, ma non esiste comunque, è la natura, perché è la natura questa, è tutta tesa solamente a farci del male. Assai felice se respirarti lice d'alcun dolore. Quindi l'umana prole, l'umanità, può considerarsi felice se le è concesso, se è possibile, respirare da alcun dolore, cioè tirare il fiato, avere un po' di riposo dopo qualche dolore. Ma notate il latinismo lice, da licet, impersonale, che come ben sapete vuol dire appunto essere permesso, essere concesso. Quindi possiamo considerarci soddisfatti se possiamo per un attimo avere un po' di pausa. Beata, ma la felicità piena, la fortuna, la felicità piena, l'uomo se la concede solo se la morte viene a porre fine per sempre a tutti i suoi dolori. Beata l'umana prole, l'umanità, se te d'ogni dolor morte risana. Se la morte ti guarisce d'ogni dolore, portandoti via definitivamente da questa vita di sofferenze. E come vedete, termina con riflessioni molto amare questa poesia che era invece iniziata in modo quasi idillico, un'apostrofe, quindi un dialogo con un personaggio della natura. L'abbiamo visto anche a Silvio, no? O natura, natura, eh? Vi ricordate a Silvio? Insomma, spesso quindi termina, cioè questa parte filosofica, insomma, rappresenta proprio il disincanto e l'amarezza del sarcasmo. Passiamo invece adesso al Sabato del Villaggio. La donzelletta vien dalla campagna in su calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde siccome suole ornare ella s'appresta, dimani al dì di festa il petto e il crine. Come nella quiete dopo la tempesta, anche nel Sabato del Villaggio Leopardi affronta il grande tema della felicità umana. Nel borgo dove il poeta vive, come in ogni paese del mondo, il sabato ci si lascia prendere da un inconsueto fervore in attesa della festa dell'indomani. È il caso, per esempio, di questa ragazza, di questa ragazzina che torna dal lavoro dei campi, viene dalla campagna, in sul calar del sole, verso il tramonto di sabato. Dovete sapere anche che per i cristiani la festa incomincia già il sabato, tant'è vero che ancora oggi, insomma, cioè, si può andare alla messa prefestiva perché sabato sera è già considerato festa, verso il tramonto, no? Col suo fascio dell'erba, tutta l'erba che ha raccolto per le capre e per i conigli. Un mazzolin di rose e di viole. Porta con sé un mazzo di fiori, insomma. E questa ragazzina è spensierata come Silvia all'inizio della giovinezza, prima di andare incontro alla malattia. E ha con sé un mazzo di fiori, esattamente come Matelda nel Paradiso terrestre di Dante, narrato alla fine del Purgatorio, o come in un poema di Poliziano.
Però Pascoli, quando legge di questo mazzolino di rose di viole, si inalbera, cioè lo critica moltissimo, critica molto Leopardi. Anzi, prende questo verso proprio come un esempio dei letterati che sono approssimativi nella descrizione della flora, della fauna. Però questo è tutto, invece, per Leopardi, è tutto orchestrato bene, in quanto corrisponde proprio, è una dimostrazione della sua poetica del vago e dell'indefinito. Quella genericità e l'approssimazione di Leopardi che mette insieme, secondo Pascoli, fiori che si colgono in stagioni differenti, perché è dimostrazione del fatto che i letterati non capiscono niente della natura, e invece lui sì, Pascoli sì. Pascoli, insomma, conosce molto bene la natura, la flora, la fauna, gli assuoli. E tutti gli uccelli e tutte le piante, e sa bene, quindi non metterebbe mai insieme rose e viole. Ma Leopardi lo fa apposta, proprio questa genericità che Pascoli gli incolpa, è invece tipica della poetica del vago e dell'indefinito. Lei, comunque, la ragazzina, è abituata ad adornarsi con questi fiori. Con questi fiori si prepara. Una, insomma, con cui si prepara ad adornarsi domani in occasione della festa. Il seno, i capelli, il petto, il crine, il giorno di festa, giorno appresso, domani. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella sornava. Ed ancora sana e snella solea danzar la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Ecco, ci sono due figure femminili all'inizio di questa poesia. La giovinetta è contrapposta alla vecchierella. Quindi la vecchia siede, mentre la giovinetta è tutta dinamica, viene, si può dire, correndo dalla campagna, eh? E invece la vecchierella siede e, al contrario della vitalità della donzelletta, la staticità della vecchierella che siede sulla scala esterna della casa, incontro là dove si perde il giorno, verso il punto in cui il sole sta per tramontare, quasi metaforicamente, cioè metafora anche della sua stessa vecchiaia, insomma, del fatto che sta andando anche lei, insomma, verso la fine della sua giornata, della sua vita. E novellando viene del suo buon tempo, cioè racconta della sua giovinezza, del tempo più bello della sua esistenza, quando ai dì della festa ella si ornava e faceva esattamente le stesse cose. Ai dì della festa, infatti, è ripetizione di quello che c'era già nel verso 7, le stesse cose che sta facendo quella ragazzina, no? Il suo buon tempo riprende un po' il domani, no? Del verso numero 7, dimani e buon tempo. Insomma, anche lei era abituata ad adornarsi quando era giovane, si faceva bella, si metteva elegante, e ancora sana e snella solea danzar la sera, quindi ancora quando era giovane, sana e snella, era solita mettersi a ballare la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella, in mezzo a quelli che erano giovani come lei. La descrizione è finemente realistica e dipinge con pochi ma precisi tratti un quadretto di vita paesana. Le vecchine che se ne stanno sedute insieme davanti a casa a chiacchierare, a filar la lana, a godersi l'ultimo raggio di sole prima del tramonto. Quindi la donzelletta è tutta protesa verso il futuro, verso il domani, no? Verso il dimani, domani. Mentre invece al contrario. La vecchia è tutta rivolta al passato, quindi vedendo la giovane prende a raccontare alle sue vicine quando era giovane lei, nei giorni di festa si faceva bella e ballava insieme ai suoi coetanei. Quindi abbiamo notato quindi questa contrapposizione fra il futuro, la proiezione verso il futuro della ragazzina e invece verso il passato della vecchierella. Insomma, comunque. Già velatamente ci stiamo avvicinando al tema,
E il tema è sempre il solito, il piacere non è mai presente, il piacere o è proiezione verso il futuro o è ricordo del passato. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro e sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti, al biancheggiar della recente luna. Anche qua abbiamo una descrizione paesaggistica molto indefinita, molto vaga, esattamente come quella dell'inizio della quiete dopo la tempesta. Ci sono anche qua delle reminiscenze di carattere letterario. Infatti aveva scritto nella sua poesia numero 50 del Canzoniere, Petrarca, discende dagli altissimi monti maggior l'ombra, mentre Virgilio, alla fine della prima bucolica, etiam summa procul villarum culmina fumant, maioresque cadunt altis de montibus umbre. E già di lontano fumano i comignoli dei casolari e più lunghe cadono le ombre degli alti monti. Titino e Melibeo stanno ritornando verso casa e uno dei due dice all'amico, fa notare insomma, che ormai è ora di ritirarsi, quindi di andare verso casa, perché appunto ormai le ombre diventano sempre più lunghe. È così questa descrizione, no? Del paesaggio, tutta l'aria imbruna, il sereno ritorna azzurro. Ormai diventa buio il cielo che dopo il tramonto si era fatto chiaro e si fa adesso azzurro cupo, non più chiaro. E torna l'ombre giù da colli e da tetti, il biancheggiar della recente luna. Per effetto della luna appena sorta, che diffonde intorno la sua luce pallida e biancastra, le ombre delle colline e delle case che al tramonto del sole erano scomparse tornano a disegnarsi per terra. L'aria si fa scura, il cielo che era illuminato dagli ultimi raggi del sole acquista un colore azzurro che prelude al buio della notte, la luna sorgendo nel cielo illumina con la sua pallida luce le colline e le case che così gettano davanti a sé le loro ombre. Il cambiamento dell'ora, quindi il cambiamento della scena, sono descritti con puntuale precisione, beh, puntuale fino a un certo punto, perché abbiamo detto che comunque è sempre abbastanza vaga. Ma anche con un ritmo pacato che, rallentando con varie pause e cesure il fluire dei versi, ha la funzione di sottolineare la lentezza con cui si determinano il mutamento della luce del paesaggio e lo stupore del poeta di fronte al mutamento della scena, che fa da sfondo ai gesti e ai comportamenti dei suoi personaggi. È così in mezzo fra due quadretti, diciamo, femminili. E due quadretti maschili, insomma, che vedremo adesso, c'è in mezzo questa descrizione paesaggistica. Or la squilla dà segno della festa che viene, la campana annuncia con i suoi rintocchi che l'indomani sarà un giorno di festa. Alle immagini visive dell'aria che imbruna, del sereno che torna azzurro, si contrappongono adesso notazioni acustiche, il suono delle campane che annuncia il giorno festivo, che suscita un senso di gioia nel cuore degli uomini. Dal punto di vista espressivo, prende avvio una sequenza più rapida e mossa, il cui ritmo metrico è caratterizzato dal succedersi di una serie di settenari. I settenari sono versi più brevi, no? Quindi più rapidi rispetto agli endecasillabi. E da quel suon di resti che il cor si riconforta. Quindi, al suono delle campane sembra annunciare il giorno festivo. Quel di resti, però, costituisce un primo intervento diretto del poeta nella vicenda umana che sta raccontando, quasi una confessione del fatto che anch'egli emotivamente è coinvolto nell'atmosfera di trepida attesa che anima i suoi compaesani. Anche in lui quel suono di campane suscita gioia. Persino io potrei, addirittura, spingermi a dire che il cuore si riconforta. Perfino io potrei, io poeta immerso nel dolore, potrei dire che sto provando gioia. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore. E seco pensa al dì del suo riposo. Come c'era una figura femminile dinamica, vivace all'inizio della poesia, seguita da una figura femminile un po' anziana, la vecchierella, così qua ci sono delle figure maschili,
che sono dinamiche. Il dinamismo è sottolineato dai sette nari, che abbiamo detto sono più rapidi. E poi invece una figura maschile un po' più anzianotta, diciamo così, che è il zappatore. E difatti, quando si parla del zappatore, ci sono anche degli endecasillabi. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta. Quindi ritornano le scene di vita paesana. Dopo la notazione temporale e quella acustica, ritorna la scena di vita paesana. Quindi abbiamo la gioiosa attesa del giorno di questi ragazzini che gridano in gruppo, sono in gruppo. Ecco, anche questa è una cosa che differenzia molto i ragazzini dal zappatore. Il zappatore è solo, solitario, mentre invece i ragazzini sono insieme, sono gioiosi insieme, si mettono a gridare. E qua e là saltando fanno un lieto rumore. L'aggettivo lieto ha un duplice significato. Il rumore prodotto dai fanciulli che giocano, infatti, è lieto perché è espressione della loro gioia, ma è lieto anche perché suscita gioia in chi sente questo rumore. E intanto riede, intanto ritorna alla sua parca mensa, al suo povero desinare, alla sua cena frugale, fischiando, fischiettando il zappatore. Ecco, si dice il zappatore perché in toscano si usava questo articolo, insomma, al posto dello zappatore, come diciamo noi nell'italiano corrente, contemporaneo. Tipico del dialetto toscano, ha una particolare sonorità che il poeta sfrutta in senso espressivo per suggerire l'idea del fischiare dell'uomo. E seco pensa al dì del suo riposo. Ecco, attenzione però, l'unica cosa che lo zappatore pensa fra sé e sé quando pensa al giorno di festa del domani è il fatto di potersi finalmente riposare dalle fatiche. Quindi in questa figura dello zappatore prevale un po' una sfumatura di tristezza, sia perché la sua cena è molto povera, sia perché lui fatica tutta quanta la settimana e quindi per lui la domenica è solamente un momento finalmente di riposo, dopo la fatica settimanale. Poi quando intorno è spenta ogni altra faccia e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol, che veglia nella chiusa bottega la lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi di chiarir dell'alba. Ma guarda un po', ma pensa a te, c'è ancora qualcuno che sta lavorando per potersi permettere il lusso di riposare il giorno di festa. Il falegname deve lavorare anche la sera del sabato, anche la notte del sabato. Infatti, quando è spenta ogni altra face, quando è spenta ogni altra luce, ma notiamo il latinismo face, da fax facis, fiaccola, è un latinismo, e tutto l'altro tace, non si sente alcun altro rumore, ma notiamo la rima anche, odi il malter picchiare, odi la sega. Quindi notiamo la rima baciata appunto fra face e tace, che salda i due versi consecutivi e suggerisce l'idea della mancanza di luci e mancanza di rumori, la quiete notturna, lì a quel punto odi e odi, odi e odi, anafora, ripetizione di questa forma verbale, che sottolinea l'effetto di rottura, la percezione dei rumori del falegname rispetto al silenzio dominante. Odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiolo, che veglia, il falegname è ancora sveglio, nella chiusa bottega, la sua bottega è ormai chiusa da tempo, nessuno più viene da lui a chiedergli di fare qualcosa o di comprare qualcosa, no? Ma lui continua a lavorare, ancora lavora, alla lucerna, alla luce di una lucerna, e s'affretta e s'adopra, e si dà da fare, ma notiamo il polisindeto, cioè questa ripetizione con la congiunzione e. Il ricorso a due parole, tra l'altro di significato quasi identico, s'affretta e s'adopra, per esprimere il medesimo concetto, sottolineare la tensione, la fretta che anima il falegname, di fornir l'opera, deve assolutamente terminare il suo lavoro, anzi il chiarir dell'alba, prima che
prima dell'alba del giorno di festa. Questo di sette è il più gradito giorno. Questo di sette, cioè il giorno della domenica, è il più gradito. Inizia qui la parte riflessiva del componimento, che chiarisce il senso della parte descrittiva e esprime l'opinione che il poeta ha della vita. Stavolta, però, diciamo che, come vedremo, la riflessione sarà più pacata, più sobria, meno amara, meno sarcastica rispetto alla riflessione che abbiamo visto alla fine della Quiete dopo la tempesta e anche alla fine di Assilvia. Insomma, c'è uno stacco, ma è uno stacco meno brusco tra la parte riflessiva e la parte descrittiva precedente. Questo è il giorno più gradito di tutta quanta la settimana. Diceva, no, dice il sabato, non la domenica. È il sabato il giorno più gradito della settimana, perché è pieno di speranza, eh? Perché gli uomini, in attesa della domenica, si abbandonano alla speranza di chissà quali felicità, di conseguenza sono felici, anche se poi la felicità non arriverà. Infatti dice, diman tristezza e noia recheran l'ora, recheran l'ore, scusate. Quindi il giorno della domenica, invece, il domani, ci sarà l'inevitabile delusione. La noia si impadronirà degli uomini, noia recheran l'ore. Quindi quando sono finalmente liberi dalle consuete occupazioni, invece di essere più felici, tutto sommato gli uomini saranno annoiati. Alla fine non ne vedranno più di poter ritornare o comunque penseranno, no, alla ripresa del lavoro. Quindi al travaglio usato ciascuno il suo pensiero farà ritorno, ognuno ricomincerà a pensare al lavoro, alle fatiche del giorno e quindi sarà nuovamente triste. Garzoncello scherzoso. Potesta età fiorita e come un giorno d'allegrezza pieno. Tu, caro ragazzino, stai vivendo il sabato della tua vita. Vivi la tua vita spensieratamente, come un gioco, ma notate l'utilizzo del termine garzongello, quindi questo termine un po' quasi un vezzeggiativo, un nome tra letterario e ironico, no? Quindi che indica proprio la bonarietà con la quale si rivolge a lui, il poeta. Prima ha fatto delle anastrofi, quindi si è rivolto alla fine delle sue poesie alla speranza e alla natura, in modo molto ironico e sarcastico. Stavolta qui invece è più compiacente, è più bonario, no? E dice, questa età fiorita, insomma, questa tua giovinezza, è come un giorno d'allegrezza pieno, è un giorno pieno di gioia, giorno chiaro, sereno, un giorno luminoso, sereno, che precorre alla festa di tua vita, quindi che precede la giovinezza e precede la maturità. Quindi tu stai vivendo il sabato e aspetti con ansia che arrivi la domenica, ma goditi il sabato, godiamoci il sabato, fin tanto che c'è sto benedetto giorno del sabato, ecco. E poi dopo. Dopo ci penseremo, no? Quindi, tu aspetti con ansia l'età in cui speri di realizzare tutto ciò che adesso sogni, che precorre alla festa di tua vita. Quindi hai delle attese rispetto al futuro. Ma godi, fanciullo mio. Quindi goditi invece la vita, goditi questa tua condizione gioiosa. Stagione lieta e cotesta, cioè la tua condizione felice, l'età particolarmente gioiosa della fanciullezza, della giovinezza. Altro dirti non vo'. Ecco, è molto, molto espressivo proprio questa reticenza. Probabilmente il poeta avrebbe potuto dire ben altre terribili verità a questo garzongello per metterlo in guardia dal desiderare che l'età adulta venga in fretta. Ma preferisce tacere, limitarsi a ricordargli che non deve provare dolore se questa età che gli immagina come l'epoca di maturità, epoca felice, tarda a giungere. Non bisogna essere apprensivi, ansiosi, bisogna aspettare e bisogna godersi la vita fin tanto che c'è la giovinezza. Ma in realtà, proprio mentre afferma di non voler dire niente di più,
Il poeta dice molto più di quello che di fatto dice. Attraverso questa reticenza fa capire che poi la maturità, eccetera, non è altro se non una grande delusione. Ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave, non ti faccia soffrire il fatto che la giovinezza e l'età adulta tardano ad arrivare. Perché? Perché non sarà poi questa grande felicità così come tu la immagini. E allora abbiamo la rima in antitesi. A stato soave si contrappone in rima grave, soave a grave. Insomma, c'è ancora una volta il contrasto fra il caro immaginar e il vero, l'arido vero. Ma questa volta l'arido vero, quasi però accentuandone la gravità, viene quasi solo sottinteso. Altro dirti non vo'. Comunque la forma è più scorrevole, più in linea con le strofe iniziali se la paragoniamo con la forma presente alla fine della Quiete dopo la tempesta. Lì c'erano tanti interrogativi, esclamativi, frasi rotte, spezzate, brevissime, secche, un po' anche alla fine di A Silvia. Qui invece la forma è più scorrevole, più in linea con le strofe iniziali, proprio a indicare come in questa poesia lo stacco fra la parte riflessiva e la parte descrittiva sia un pochino meno brusco, comunque è sottinteso che il piacere per l'uomo non esiste, esiste solo sotto forma di proiezione del futuro. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.